Nata a Napoli ma cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta, città di origine della famiglia, partecipa nel 1999 al concorso Miss Italia come Miss Amarea Moda Mare Campania. Classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme, esordisce come valletta di Fabrizio Frizzi nella settima edizione di Scommettiamo che, trasmissione di punta di Rai 1, per la quale, dal 2000, collabora continuativamente partecipando come inviata a show come I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte. Nonostante ciò, Caterina non ha mai perso la sua carica e regala sempre situazioni molto belle e speciali ai suoi telespettatori. Non mancano momenti esilaranti e vere e proprie gag, oltre che immense esclusive per la gioia dei più curiosi. Tra l'altro poi molte clip relative vengono tosto condivise sui social, dove vengono super commentate. Tantissime poi diventano pure virali. Indubbiamente tra i momenti più emozionanti delle ultime puntate c'è stato un annuncio che ha sorpreso tutti quanti. A un certo punto la conduttrice ha fatto un importante e assai speciale annuncio. C'è una cosa che dovete sapere. Gli occhi le brillavano e la voce era vicino alla commozione. Si allarga la famiglia. Oggi non siamo solo in due ma siamo in tre, ha dichiarato senza trattenere le lacrime di gioia e un radioso sorriso. Ovviamente non sono mancati applausi scroscianti in studio, così come le più vive felicitazioni da parte di Caterina e del vasto popolo del web che sa quanto abbia sofferto Gwenda per i suoi problemi di salute che sembravano precluderle una gravidanza.